come sta cambiando, diciamo, la gestione dell'automobile, dei suoi movimenti? Ne sono con, cioè devo usarla per andare al lavoro perché non è servito da un autobus negli orari in cui lavoro io. Costa quanto l'oro, non ci si può permettere più una vita come prima di fare una giratina, cioè è limitato lo svago, è limitato tutto. E qui la cosa non si sta fermando, cioè tutti i giorni sta aumentando sempre di più, il dramma è questo. Anche la benzina ultimamente incide non po', anche se con lo scooter, diciamo, i viaggi sono un po' più brevi, più che altro è chi deve impiegarla tutti i giorni che sente questo peso. Però sì, c'è una bella differenza. Attento, ci sono degli accorgimenti, non so, andare più piano, velocità costante per consumare meno. Sì, questo non è semplice, perché quando poi c'è necessità di andare un pochino più forte o comunque andarci un po' di più, se ne fa, è difficile da gestire, però insomma nei limiti qualcosa sì. Sono incinta, quindi devo prendere per forza la macchina in questo periodo. Prima usavo più la bici, anche per un discorso ecologico, ora non lo posso fare, quindi in nessun modo riesco a... Come costa ora un pieno con questa macchina? È abbastanza, ora ho messo 30 euro, però insomma... Sta calando molto i rifornimenti, quindi c'è una perdita di benzina 10-15%, ma il commerciale diesel sta perdendo tanto, cioè c'è il 55% meno di vendite. Aumentato, siamo arrivati a 2,15 euro, si va anche su, a servizio, poi il servizio, cioè, il problema è i gestori che hanno il servizio durano molto fatica a vendere, ecco, è un bel problema. C'è qualche posto dove ancora si trova sotto i 2 euro? No.